Siamo a Milano al convegno The Best of World Conference on Lung Cancer, nel quale si è fatto il punto sui dati più importanti presentati nel dicembre scorso a Vienna al Congresso Mondiale sul tumore al polmone. Grande protagonista è stata l'immunoterapia. Ci facciamo raccontare le novità più interessanti in tema di utilizzo dell'immunoterapia in seconda linea dal dottor Cesare Gridelli. Quanto riguarda un po' di quelli che sono stati gli aggiornamenti dei risultati dell'immunoterapia nel carcinoma polmonare non a piccole cellule al mondiale sul polmone, in particolare dobbiamo dire che ci sono stati dei dati interessanti. Sul pembrolizumab ci sono un po' la maturazione dei dati a 2 anni che fa vedere appunto che nel braccio con l'immunoterapia con pembro a 2 mg, che è poi il dosaggio che è stato poi registrato per l'utilizzo nella pratica clinica, c'è un 30% di pazienti vivi a 2 anni rispetto invece a un 15% di quelli vivi che avevano ricevuto il docetaxel. E poi un'altra cosa interessante è vedere quali sono i pazienti che poi maggiormente beneficiano del farmaco. Sono quelli appunto che noi conosciamo che hanno fatto per protocollo fino a 24 mesi di pembrolizumab. E questi chi sono? Sono la maggior parte quelli che hanno avuto la gran parte, 9 su 10, quelli che hanno avuto una risposta obiettiva, l'hanno avuta precocemente e gran parte ancora la mantengono. Per quanto riguarda invece il nivolumab, c'è un po' un aggiornamento sulla sopravvivenza, la cosiddetta early survival, cioè a breve, dello studio 057, cioè lo studio che ha registrato il nivolumab verso il docetaxel. E questo ha fatto vedere che in realtà noi sappiamo che mentre nello squamoso non c'è effetto importante di correlazione tra l'espressione del PD-L1 e l'efficacia, il beneficio del farmaco, invece nel non squamoso si vede questo effetto, quindi aumenta l'efficacia del nivolumab quando è maggiore l'espressione del PD-L1, ma in particolare questo fa vedere che i pazienti poi i cosiddetti negativi al PD-L1 non hanno alcun beneficio dal farmaco. Ma c'è una cosa da dire: se però vengono eliminati dalla valutazione, questo poi è stato quello che ha portato anche l'EMA in Europa e anche l'AIFA in Italia a provare il farmaco poi su tutta la popolazione dei pazienti, anche sui negativi, è che c'è un gruppo di pazienti che sono 15 in più che in realtà hanno una morte cosiddetta a breve nei primi 3 mesi più con nivolumab rispetto al docetaxel. Se si tolgono questi 3 mesi, i primi 3 mesi nella valutazione e si parte quindi dal quell'inizio del quarto mese in poi, in realtà quello che si vede è che poi non è più importante l'espressione, nel senso che anche i negativi hanno beneficio da nivolumab. Si è cercato di individuare quali sono questi pazienti che vanno male. In realtà in particolare sono cosiddetti pazienti che hanno non solo un fatto legato alla tossicità del farmaco, ma un fatto legato alla progressione della morte, per progressione di malattia, e sono prevalentemente pazienti cosiddetti a pronosi sfavorevole, sono quelli con PS1, quindi non zero, ma soprattutto quelli che hanno avuto il trattamento precedente da almeno di 3 mesi, quindi quelli che sono andati rapidamente in progressione, e poi soprattutto quelli che hanno progredito alla prima linea di chemioterapia. E poi, se si aggiunge questo a un basso o negativo espressione per il PD-L1, questi sono i pazienti identificati a maggior rischio di morte nei primi 3 mesi. Inoltre poi abbiamo dei dati che hanno fatto dire in terza e più linea, hanno confermato l'effetto del durvalumab, un altro anti-PD-L1, che ha confermato che il beneficio aumentare l'espressione del PD-L1 nel tumore. E poi invece per quanto riguarda la tezolizumab c'è stata un'analisi di sottogruppo dello studio LOAC, che è lo studio che ha portato in realtà a registrazione poi la tezolizumab, quindi verso docetaxel, semi in seconda linea di trattamento, e questo fatto vedere che nell'analisi di sottogruppo che il beneficio dell'atezolizumab, che è molto legato all'espressione di PD-L1, più c'è cioè, più la maggiore espressione di PD-L1 più efficace è il farmaco, ma in realtà è efficace sia nei squamosi che nei non squamosi, indipendentemente dall'età, quindi anche nei pazienti anziani, mentre come tutti l'immunoterapia in realtà sembra non funzionare nei pazienti con una mutazione di EGFR.